Da ieri il nuovo Naturium a Monte Paone, ecco la nuova sfida imprenditoriale di Sgrò. Che la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Adesso passo di là e poi benedico. Che taglio un naso. Una doppia sfida, una nuova apertura con nuove assunzioni e investimenti importanti in un periodo non certo facile per l'economia e le imprese, che punta anche sull'eccellenza dei prodotti, qualità agroalimentare bio legata ai territori, aperta a tutte le nuove proposte dell'alimentazione sana e naturale, della cosmesi e del wellness. Giovanni Sgrò ci crede ed ecco il suo nuovo Naturium di Monte Paone Lido. Con coraggio e una punta di lodevole ottimismo, ieri l'inaugurazione. Con la benedizione del parroco Don Bernardo Marascio e il taglio del nastro alla presenza del sindaco Mario Migliarese. Sì, l'attività di Gianni, che in questo momento anche di crisi e di bollette alle stelle, ha avuto veramente coraggio ad aprire questo punto vendita, e per questo anche lo dobbiamo aiutare frequentando e facendo acquisti su questo supermercato. Un'attività che cresce sempre nel migliore dei modi e anche dando posti di lavoro. Sì, questo è senz'altro, questo è un plauso che io faccio al grande Gianni per quanto riguarda anche la crescita di Monte Paone e anche offrendo posti di lavoro. Naturium, un punto di riferimento per tutto il comprensorio. Sì, Naturium finalmente arriva a Monte Paone e spero diventi un punto di riferimento per l'alimentazione biologica, naturale, vegana e non solo. E questo punto vendita è una novità assoluta perché racchiude tanti anni di esperienza, esperienza che Giovanni Sgrò porta avanti con tanto amore e mi auguro che i nostri consumatori siano contenti e soddisfatti di questa novità. Non solo un punto di riferimento per tutto il comprensorio, ma anche appunto per dare posti di lavoro. Sì, è una sfida importante, soprattutto in questo momento noi ci crediamo e spero che questa opportunità venga colta e soprattutto che possa nel tempo l'offerta ampliarsi e quindi avere più unità di lavoro in questo punto vendita, con delle novità che poi più in là scoprirete. Qualità e prezzo sono le armi più forti di questa attività. Sì, la qualità è fondamentale, il cibo deve essere sempre un prodotto sano, ma può essere un prodotto di qualità. E in questo c'è sempre una responsabilità da parte dei distributori alimentari. Noi cerchiamo sempre di aggiornarci, di capire quali sono i rapporti migliori tra qualità e prezzo dei prodotti. Sì, è fondamentale questo ed è importante perché la qualità deve essere anche a portata di tutti. È un momento abbastanza delicato, però noi abbiamo voluto fare questa, voglio dire, scommessa, anche se è un po' improprio in questo caso, su un settore che per me è vitale, nel senso che ci credo molto in questo settore biologico. Oggi qua possiamo notare un punto vendita. Avete visto la varietà di prodotti che sono sia calabresi sia nazionali, che nel suo assortimento è unico nel suo genere a livello nazionale. Siamo assolutamente al centro dell'attenzione anche dei media nazionali perché abbiamo costruito un percorso molto, molto articolato che porta naturalmente sulle tavole dei consumatori in un unico ambiente prodotti dietetici, prodotti biologici, prodotti per chi ha problematiche legate al senza glutine, al senza latte, al senza lievito. E vegani, perché comunque c'è un mondo che si sta muovendo nella sostenibilità anche ambientale utilizzando i prodotti vegani, e noi abbiamo un assortimento profondissimo. Quindi per tutti quelli che hanno necessità di trovare quei prodotti introvabili che solo su internet magari possono ritirare, ma non possono toccare con mano, questo è un fatto importante. Abbiamo costruito questo negozio grande, bello, comodo, dove la gente può passare la mezz'ora, un'ora, 2 ore. Abbiamo consumatori che arrivano da Locri, abbiamo consumatori che arrivano da Crotone, da Vibo, da Lamezia. Quindi
perché hanno capito che nella nostra struttura trovano il giusto connubio tra qualità e convenienza.